Amici di YouTube, ciao a tutti, bentornati. Prima di iniziare il video vi devo chiedere il piacere di non abbandonare il canale dopo averlo visto, perché oggi andrò ad aprire la confezione contenente la lampada di Pikachu che vedete qui dietro. Ora, se voi volete acquistare la lampada come me, vi lascio il link in descrizione, non prima però di avervi fatto una breve lezione di fisica, perché voi direte: cosa ci sarà da imparare acquistando una futile lampada giapponesata di Pikachu? Ebbene, ho acquistato la lampada, l'ho ricevuta, stavo per aprire la confezione quando mi è venuto un dubbio, perché effettivamente l'unica cosa che si legge sulla confezione è la scritta 100V, ovvero 100 volt. Al che mi è venuto un dubbio, sono andata a documentarmi e ho scoperto una cosa che non sapevo, ovvero che la corrente domestica, d'uso domestico, è sempre alternata anche in Giappone, però la differenza di potenziale è 100 volt, la frequenza varia tra i 50 e i 60 Hz, ma questo è poco importante. Quello che è importante è che i volt sono diversi da quelli della nostra corrente domestica, che è 220, e quindi mi sono chiesta: potrò collegare una lampada di Pikachu progettata per 100 volt su un impianto in Italia che supporta 220 volt? Perché effettivamente mi è subito venuto il dubbio che potesse bruciare, esplodere o qualcosa di simile. E così, non trovando una risposta alle mie domande né sul sito di Amazon, perché comunque c'erano pareri discordanti, né ovviamente sul libretto di istruzioni, perché sono in giapponese, a quel punto ho aperto la confezione, ho controllato, effettivamente all'interno della confezione c'è un adattatore sul quale è scritto 100-240 volt, però non ero ancora convinta, quindi sono andata in un negozio di lampade e impianti elettrici e lì mi hanno confermato che effettivamente nella confezione è contenuto l'adattatore, cioè quindi attaccando con questo adattatore, attaccando poi, collegando una presa, un convertitore di presa, anche perché comunque la presa giapponese è diversa dalle prese italiane, ho risolto il problema e quindi poi ho provato, effettivamente la lampada funziona. Bene, direi che andiamo quindi ad aprire la confezione, vediamo il contenuto e sentiamo che cosa ha da dire Pikachu. Ecco la nostra lampada di Pikachu, andiamo a vedere la confezione, che cosa contiene. Qui vedete disegnati sui lati le modalità di funzionamento, è tutto in giapponese, ma ho intenzione di tradurre in italiano le istruzioni. Come farò, direte voi? Sai il giapponese? No, non so una parola di giapponese, però mi è venuta un'idea. Intanto apriamo la confezione e poi vi spiego l'idea. Abbiamo il nostro Pikachu, ma è morbidissimo questo Pikachu, no, è troppo puccioso, è tutto morbido. Vediamo intanto che cosa contiene la confezione e poi andiamo ad aprire il Pikachu. Abbiamo la codina da attaccare, il caricatore con la presa. E queste sono le istruzioni, ovviamente in giapponese. Qual è l'idea? L'idea è di fare una scansione del documento e di provare a fare un copia e incolla su Google Translator. Per il momento sembra funzionare, l'ho già provato ad utilizzare, vediamo se riesco a farlo anche con le istruzioni. Questo è il nostro Pikachu, lo andiamo ad aprire. Come potete vedere è morbido, risponde al tatto, nel senso che poi presenta varie funzionalità, si muove, parla, si illumina, dovrebbe avere 3 intensità di illuminazione. Qui sotto ci sono i tasti per l'accensione e l'altoparlante e qui attacchiamo la coda. Andiamo ad applicare il codino. E qui abbiamo il nostro Pikachu pronto per l'uso. Allora, istruzioni al momento non sono utilizzabili, questa è la nostra confezione,
qualcosa ancora sul collegamento. Come già spiegato, la presa è una presa giapponese, la tensione supportata dall'apparecchio è di 100 volt, questo si riesce anche a leggere qui, però non ci sono problemi per quanto riguarda il prodotto arrivato almeno qui a me in Italia, perché presenta questo adattatore di tensione per cui è possibile collegarlo alle nostre prese a 220 volt senza problemi. Questo è un adattatore, un convertitore. L'unico problema che abbiamo è che dobbiamo acquistare una presa, ovviamente, per convertire questa presa giapponese in una presa collegabile alle nostre. Io per fortuna ne avevo una, vado a prenderla. Ecco la mia presa, non mi ricordavo di averla, sono andata in un negozio a chiedere e poi mi è venuto in mente che in uno dei miei viaggi, mi sa che l'avevo acquistata, non mi ricordo per andare dove. È una presa con più possibilità, come vedete questa funziona perfettamente. Andiamo quindi a collegare il nostro Pikachu. Colleghiamo il nostro Pikachu alla corrente, come già detto questo è il nostro adattatore con la presa. Come si collega? Allora, qui come vedete sul retro c'è l'ingresso e a questo punto andiamo ad accenderlo. Dovrebbe essere, qui ci sono due tasti per le impostazioni. Dovrebbe essere questo. Questo è il nostro Pika Pika. Abbiamo diverse modalità, diverse intensità di luce. È sufficiente toccarlo, come vedete, e cambia di intensità. Così si spegne. Per spegnerlo si preme un'altra volta sempre lo stesso pulsante e così è spento. E poi ci sono le varie modalità di utilizzo. Pika pika! Se si preme questo pulsante a fianco si entra nelle varie modalità di utilizzo. Qui avete la versione lampeggiante e col movimento si ha quando si parla che quando si attiva la musica. Pikachu! Pika! Pika Pika! Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi interessa acquistare la lampada vi lascio il link in descrizione, vi lascio anche il link per acquistare la presa per connetterla al nostro impianto italiano e controllate se l'acquistate che nella confezione ci sia comunque l'adattatore che vi ho mostrato nel video per convertire appunto la differente tensione. Sentiamo se Pikachu ha ancora qualcosa da dire, perché mi sembra che vuole salutarvi. Pikachu, hai da dire qualcosa? Pika? Direi che il discorso è complesso. Oltre alla traduzione delle istruzioni per utilizzare la lampada di Pikachu, vi farò anche la traduzione del Pika Pika linguaggio. Ci vediamo domani per l'apertura del box Climax VMAX. Una buonissima serata a tutti!